Signori, eccoci qua col buon Simone. Simo, come stai? Bene, potrei stare meglio, però sto bene. No, Questo dai. calciomercato mi distrugge. È appena iniziato, è tipo da 2 settimane. Quello che deve venire ancora. Oh, tra l'altro, tra un mese esatto si riparte, Quello non vedo l'ora. Non so se tu hai la stessa impressione mia, però è brutto da dire, però mi aveva un po' stancato il giocare ogni 3 giorni, ce l'avevo proprio fino a qui. Io ho fatto questo manco un mese di pausa, adesso ci sono le amichevoli, non vedo l'ora di vedere partite, quindi mi è servito per... guarda, la Juve gioca di notte, c'ha una partita alle 2:30, una partita alle 4, una partita alle 5 e io non vedo l'ora di streammarle anche, fare le live reaction a degli orari improponibili con le sgarbelle negli occhi, ancora distrutto. Sarà bellissimo, guarda. Non vedo, perché noi giochiamo in America, abbiamo la tournée americana, voi siete in Però Portogallo figo invece. così, figo. Noi Bello, siamo in bello. Portogallo. Però figo, figo così. Mi ricordo quando facevamo l'International Champions Cup, era proprio carina come cosa. Ti svegliavi alle 5 di mattina Sì, per vederle? sì, sì. E Guarda, guardavo Roma Real, queste cose qua. sarà contenta la mia fidanzata quando sentirà alle Un 4 la saluto. sveglia. Vado a vedere la Juve. Tirare dei versi alle 4 di notte. Va bene. Simo, sai perché ti ho chiamato, vero? Lo sai benissimo. Immagino. Ci sono intrecci di mercato. Partirei dal tuo un attimo, dato che Dybala sembra essere un nome per la Roma, e dato che noi l'abbiamo salutato da soltanto 14 giorni ufficialmente. Vorrei capire se secondo te ci sono sensazioni positive per Dybala, se può essere un nome, se secondo te nella Roma è collocabile. Fammi sapere un po'. Allora, io credo di sì, ma per Ok. il semplice, anzi, due motivi. Il primo è perché Mourinho è un allenatore che chiede quel tipo di profilo e pare, da quello che si dice, poi bisognerebbe verificarla come notizia, che Mourinho l'abbia proprio esplicitamente chiesto come colpo ad effetto e la Roma il colpo ad effetto lo vuole fare perché l'ha fatto lo scorso anno con Mourinho, ha vinto poi la Conference, fare il colpo ad effetto, diciamo, riempie il cuore della piazza. E quindi è anche una mossa psicologica. Poi magari Dybala fa cagare qui, non, cioè, non lo so, non possiamo saperlo, però già averlo preso significa aver fatto una mossa in più. Il secondo motivo, secondo me, ed è quello più importante, è un motivo di posizionamento di Dybala. Ok. Cioè, secondo me, se ci fosse stata l'Inter, sarebbe andato all'Inter. Il problema è che l'Inter è andata su Lukaku e non ha preso Dybala. E bisognerebbe capire se l'Inter lo prenderà, ma io penso che di testa l'Inter dica: se vendo Skriniar devo lavorare sulla difesa, magari preferisco Certo. prendere Bremer, preferisco prendere Milenkovic, ha preso già il vice Brozovic, sto facendo un altro tipo di mercato rispetto che aggiungere Dybala. E quindi pare che la pista si sia raffreddata, nonostante tutti ricorderai la davano già per certa, già per fatta. Tu poi, insomma, da Juventino penso soffrissi molto di più a vederlo con la maglia dell'Inter che con qualunque altra maglia. Beh, io, Simo, quando ho incontrato Dybala, gli ho detto espressamente: Paolo, l'Inter no. Nel caso mi avrà ascoltato. Ecco, se arriverà a Roma sarà solamente grazie a me. Quindi Ah, ecco. gli No, ti dico, offrirei una cena, non so. secondo me, mio modesto parere, poi magari sbaglio, in quel momento lui era certo anche lui, secondo me, di andare all'Inter. Cioè, Certo. secondo me c'è stato un blocco che non, di cui non era a conoscenza nemmeno lui, perché poi lui va in vacanza. Cioè, tu non vai in vacanza se non sai nemmeno con chi giocherai l'anno prossimo. Prima chiudi e poi vai in vacanza. Oddio, lì magari no, nel senso tanto pensava che magari chiudendo con l'Inter sarebbe andato in ritiro nei primi di luglio, quindi ha È sfruttato quelle quello. 2 settimane, non lo so, non ne ho la più pallida idea. Fatto sta che credo molto più a Dybala piuttosto che alla voce Ronaldo di quando si era diffusa co come Sì, un sì, sì. virus nella rete. No, Dybala ce lo vedo bene, anzi ti faccio una domanda, pensi davvero che poi Totti gli lascerebbe la 10, dato che lui stesso aveva detto che... Ma allora, il discorso è che Totti non deve, cioè, tecnicamente Totti non dovrebbe lasciare niente a nessuno, perché comunque la Certo. maglia 10 è la maglia della Roma, però cioè, non ce l'ha Totti, Totti magari ce l'ha a casa, però non ce l'ha Totti la maglia numero 10 della Roma, non ce l'ha nessuno. Se dovesse dargliela Totti, secondo me, sarebbe una mossa anche accettata dai romanisti. Cioè, è tutto lì. Tu quando arrivi a Roma e prendi la 10 di Totti, hai una pressione addosso che devi essere bravo a dimostrare di saper gestire, perché se poi non la sai gestire, finisci seppellito dalla pesantezza della maglia numero Certo. 10, cioè Anche Totti a perché è il Roma. primo 10, cioè è il primo 10 dopo Totti sarebbe nel Totti a caso. Roma è stato più di tutto, cioè più di qualunque altro scudetto, trofeo, eccetera. Quindi tu ti prendi questo peso, è un po' come dire, al di là poi di come andrà, perché poi magari farà male, lo cacceranno dopo 3 mesi, ma chi arriverà dopo Mourinho per me farà male. Perché arriva Chiaro. dopo Mourinho a Roma, perché ha riportato un trofeo dopo 15 anni. E Dybala è possibile, secondo me, anche per il fatto che, pure con il confronto con il Napoli, come ti dicevo con l'Inter, secondo me tra Roma e Napoli sceglierebbe Napoli, perché Per la comunque il Napoli Champions. fa la Champions e tutto quanto. Però il discorso qual è? Dybala
discorso è che il Napoli ti dà 6 milioni di euro l'anno. Io ho grossi dubbi, considerando che non ne hanno dati 4 a Insigne, che hanno fatto uno smantellamento totale, hanno perso Insigne, hanno perso Koulibaly, rischiano di perdere Mertens, ora vedremo se riusciranno a rinnovarlo, insomma perderanno Politano, e soprattutto hanno perso Insigne e Koulibaly per un mancato rilancio economico. Certo. Cioè, secondo me, io non capirei, se tu comunque l'anno scorso davi 6 a Koulibaly e 4 a Insigne, hai detto non posso più darvi 6, non posso più darvi 4, li perdi entrambi, poi paghi 6 milioni per Dybala, c'è qualcosa che non torna. Ah, però sai, anche il fatto che comunque il Napoli perda Insigne, Mertens e Koulibaly nella stessa sessione di mercato, magari Dybala può essere quel nome che risolleva un po' la piazza, perché io immagino oggi un tifoso del Napoli non penso sia molto contento, e oggi mi fa piacere, no, pensare a Dybala, che è l'ex 10 della Juve, che è conteso da due piazze che sono Roma e Napoli, che con Totti e Maradona, sempre col numero 10 del Piero Totti e Maradona, sono stati tre grandissimi, tre icone del calcio italiano con il 10, forse tra le poche squadre davvero ad aver amato così tanto un fantasista, un numero 10. Ora non me ne vengono in mente altre, sicuramente ci sono state, però Roma, Napoli, Juve, il 10 è sempre un numero bello. E tra l'altro ieri ho visto che avete giocato con il Southampton, mi pare, Sunderland, e avete schierato una formazione 3-4-3 con due uomini dietro la punta, e quindi mi immagino eventualmente Tammy Abraham davanti e alle spalle sul centro sinistra Pellegrini, il capitano, e sul centro destra appunto Paulo Dybala. Può essere una soluzione. Sarebbe un grande attacco. Sì, sì. Quello che dico io è semplicemente che qua, io lo dico sempre, quando un giocatore fa la sua scelta, quando un giocatore è forte, deve scegliere tra diciamo essere amato, e non è brutto dire così, perché cioè, essere completamente amato e essere amato per come mezzo per raggiungere un fine. Ok. Cioè, lo so, è brutto da dire, però quello che dico io è, tipo, ti faccio un esempio. Se Higuain fosse rimasto a Napoli, ah, ok, è stato Higuain. Alla Juve serve per arrivare a... Poi arriva Ronaldo, Higuain si toglie. Ma perché, certo, c'è un'altra mentalità ed è giusto che sia così. All'Inter, stessa storia. Vai all'Inter, sicuramente giochi, anche perché poi l'anno prossimo, se Lukaku non rimane, giochi. Se poi l'Inter arriva ad avere la possibilità di prendere Haaland tra 3 anni, faccio un esempio assurdo, grazie mille Paolo per quello che ci hai dato, adesso spostati. A Roma c'è il rischio veramente che ti diano la 10 e ti facciano ritirare, ti diano un posto in dirigenza, perché a Roma proprio è così, cioè la piazza è questo, se tu non vuoi andare via a Roma rimani. Il punto è che per schierare quell'attacco di cui parlavamo prima deve uscire un giocatore, e sai bene di chi stiamo parlando, il giocatore che vi ha regalato appunto in finale il trionfo europeo che mancava da una vita, ed è proprio quel Nicolò Zaniolo che sembra poter fare il percorso inverso eventualmente rispetto a Paulo Dybala. Zaniolo Juve, cosa ne dici? È possibile? Lo vedi bene? Allora, no, lo vedo bene, è possibile. Allora, il discorso è questo. Ieri, a parte, da giorni si parlava di un Zaniolo che non giocava alle amichevoli, non voleva, esatto, giocare perché si faceva male. Io non ho mai creduto a questa versione, ma per il semplice fatto che sono amichevoli. Nel senso, capisco magari, e lo dicevo anche in un video, che De Ketelaer non giochi la Supercoppa belga. Certo, sono due cose diverse. Ma in amichevole ti serve anche mettere i minuti nelle gambe, anche se poi fai il campionato con la Juventus. E infatti poi ieri Zaniolo a fine primo tempo è entrato, ha preso un palo, ha fatto un gol e tutto quanto, come ci aspettavamo, quindi erano problemi fisici di cui già si parlava. C'è grande possibilità che Zaniolo vada via. Io ti dico, magari un anno fa sarei stato un po' più deluso. Mm-hmm. Oggi un po' meno. Sarà anche perché aver potuto festeggiare qualcosa mi fa capire che comunque un tipo di progettualità c'è. Certo. Quindi un discorso di, vabbè, se andrà via Zaniolo arriverà qualcun altro. E poi soprattutto è una decisione del calciatore. Cioè, la cosa che mi dava enormemente fastidio, ad esempio, di Pjanic o di tanti altri profili, tipo anche... Sì, ma facciamo il discorso di Pjanic, è che la Roma forzava la mano per cederlo. Poi sì, era nel tritacarne, li buttavi nel tritacarne per fare soldi. Esatto. Invece cambia il punto di vista quando, ad esempio, Salah viene da te e ti dice io ti ringrazio ma io voglio andare a Liverpool. Certo. E quindi tu dici va bene, allora grazie. E la stessa storia Zaniolo. Cioè Zaniolo non parte perché la Roma vuole cederlo, anzi la Roma dice vuoi Zaniolo? Dammi 50, dammi 60. Cioè alza l'asticella più possibile per cercare di tenerlo. Però sa benissimo che se Zaniolo vuole andare via è giusto che vada via. Poi ti ripeto, dipende anche come me lo rimpiazzi. Ho letto anche qualche commento che dice vabbè sì, perché io mi lamento di Gonzalo Guedes, nel senso a me non dispiacerebbe, però se devi a Zaniolo un conto è che prendi Dybala, un conto è che prendi Gonzalo Guedes, secondo me. Infatti ti dico, 1-1, se devo valutare Dybala-Zaniolo, secondo me di livello di calciatore Dybala è più forte di pure Zaniolo.
è più forte. È ovvio che poi Dybala un 93, Zaniolo cos'è? Un 99? 98? Sì, sì, 99. Quindi insomma ci sono 5-6 anni di differenza e questo sappiamo tutti che nel mondo del calcio fa la differenza anche sulla valutazione. Poi è ovvio che Dybala avrebbe uno stipendio un po' più alto rispetto a Zaniolo, per forza di cose, sempre per un discorso di status, però 1-1 secondo me la Roma farebbe bene a cedere Zaniolo per prendere Dybala nell'immediato, ovviamente, sì. non in prospettiva. Ma poi non ti nego che mi dispiacerebbe, però la cessione di Zaniolo farebbe bene un po' a tutti. Okay. Cioè, lui qui è sprecato anche sotto il punto di vista comportamentale. Cioè, alla Juventus siete bravi, più o meno, a educare. A educare. Molto bravi. A Roma tu sei qui, sei al centro delle polemiche, ma soprattutto... Non so se si può parlare di gestione di radio, se, però comunque da voi si rema tutti dalla stessa parte. Internamente, perlomeno. Sì, sì, ma non hai idea di cosa siano le radio romane. No, cioè, lo so perché non ho sentito. A noi si fa la gara a trovare Zaniolo che sbaglia qualcosa, anche tipo che sulle strisce non fa passare un'anziana che deve attraversare. Ti giuro che anche all'interno delle tifoserie della Juve c'è un processo di autodistruzione che si vuol vedere, ma penso che faccia parte... del tifo, cioè in tutte le tifoserie ci sarà una spaccatura. Esce poco, cioè ti faccio un esempio. Esce poco perché segui poco probabilmente. Ma Zaccagni, Zaniolo. Vabbè, ma lì è diventata una roba divertente. Diventa padre, non riconosce il figlio, poi lo riconosce, poi cioè quante cose diventano nazionali, certo. A Roma. Una marea di roba, Nainggolan che si schianta con la macchina. Ma lì tra Cassare e Vidal, sai quante Ferrari abbiamo fatto fuori? Quante patenti che sono saltate. Quindi ho l'impressione che Zaniolo possa essere anche meglio educato a Torino e che invece si possa bruciare a Roma. Per quanto riguarda il piano tattico, alla Juventus lo vedrei bene e credo, paradossalmente, che sarebbe quello tra le ali a giocare di più in questa stagione. Perché io ho un'impressione su Di Maria, cosa che la conosco okay. La tua opinione. Hai visto cosa dicevo? Ok, la mia paura è quella. Ok, la mia paura con Di Maria, poi qualcuno mi ha insultato, ci sta, ognuno la pensa come gli pare, magari non insultare, però ognuno la pensa come preferisce. Cioè, per me la mia paura è che se un giocatore, è vero che poi lui ha detto io punto alla Juve, quello è che ti dica. Per forza. Però il discorso è se uno già ti dice io voglio andare in Argentina, quindi più di un anno di contratto non lo faccio, rimango in Europa solo perché voglio fare il mondiale, la mia paura è non è che questo si fa 3 mesi buoni per fare il mondiale, poi dopo il mondiale ma che gliene frega, non voleva manco rimanere un anno in più, figurati, cioè se lui potesse andrebbe via a gennaio secondo me nella sua testa, perché se no avrebbe firmato già prima per la Juve se voleva rimanere ad altri livelli. E quindi il discorso che faccio io è probabilmente l'idea che si è fatta la Juventus è Zaniolo, Di Maria, e quando torna Chiesa, Zaniolo con Di Maria che gioca, ma meno. Sai cosa? Zaniolo, Chiesa. Infatti ti volevo proprio fare questa domanda, ma penso che tu mi abbia già risposto, perché quest'anno a Roma Zaniolo ha giocato sotto punta, giocato seconda punta praticamente, quindi se vogliamo molto più imprigionato in un ruolo più tecnico, cioè nel senso vedo più Dybala in quella posizione e Zaniolo lo vedo più dinamico, appunto largo sulla destra, cosa che Dybala invece fa un po' più fatica a fare, quindi sono giocatori che hanno caratteristiche tecniche, se vogliamo, simili, perché sono mancini, sono giocatori che giocano sugli ultimi metri, ma comunque diversi. Dybala è più bravo nella rifinitura, Zaniolo è più bravo nella progressione palla al piede, nella velocità, nell'esplosività, quindi ti dico, Zaniolo tu lo vedi bene largo a destra, un'ala destra. Sì, allora, tu calcola che Zaniolo quest'anno, tolta la conference, in campionato ha fatto due male gol. Sotto il punto di vista di gol e assist. Sì. Ma perché questo? Perché si doveva decidere se sacrificare Pellegrini mettendolo mezzala o mediano, okay. Ruolo proprio non congeniale a Pellegrini, e quindi spostare Zaniolo ala, oppure se sacrificare Zaniolo trequartista mettendolo vicino a Pellegrini, perché la Roma si è valorizzato Pellegrini. Si è valorizzato tantissimo Pellegrini, quest'anno ha fatto forse la migliore stagione da quando è alla Roma Pellegrini. 3-4-2-1, dicendo comunque che se Zaniolo avesse voluto fare i suoi strappi li avrebbe potuti comunque fare, infatti quest'anno delle volte li ha fatti, strappi in velocità, cambio passo, cambi di direzione, però ovviamente come dici tu dietro punta rimane sotto punta rimane ingabbiato, certo ala sarebbe più distruttivo, posto poi che lui può fare un po' tutto, perché quando è arrivato a Roma dall'Inter è arrivato come mezzala Zaniolo, mm-hmm. Non so se ti ricordi, sì, sì. Mancini lo convocò prima che giocò con la Roma la prima volta come mezzala, poi è diventato un'ala, poi è diventato una seconda punta, ha giocato anche falso 9 tra l'altro a Roma, però sì, lui è un'ala in tutto e per tutto, è assolutamente un'ala e lì secondo me renderebbe molto molto bene.
E infatti il punto è questo, perché io sono d'accordo, secondo me Zaniolo è un'ala destra, cioè rende decisamente bene a destra, perché è un giocatore che può partire, può accentrarsi, può liberare il tiro. Tra l'altro anche il gol che ha fatto ieri a fil di palo è un gol che parte da destra, si accentra e tira a giro, quindi secondo me quella lì è la sua posizione. Però in tanti stanno ipotizzando anche uno Zaniolo mezzala, perché l'idea della Juventus è quella di giocare 4-3-3, e anche l'altro giorno Allegri ha provato la prima formazione della Juve con Pogba, McKennie, mezze ali e Locatelli davanti alla difesa. Quindi io ieri ho pensato, e allora se Allegri l'ha provata così e la Juve va a fare questo investimento, perché sarà un investimento, si parla almeno di 40 milioni forse a salire per Zaniolo, pensare che possa essere una riserva, comunque un giocatore che si alterna con un giocatore che è già arrivato, mi sembra difficile. Secondo te nella Juventus può farla mezzala di destra Zaniolo? Allora, come ti dicevo, l'ha fatto, era arrivato così, quindi può anche farla, però io lo vedrei più adattato paradossalmente ad ala dall'altra parte, a sinistra, per mezzala. Sì, perché allora le caratteristiche non lo aiutano, come hai detto tu, lui si accentra e calcia, quindi sicuramente ne perderebbe, però le caratteristiche migliori di Zaniolo sono quelle che ottiene sotto porta o nella visione di gioco per far segnare i compagni. Quindi allontanandolo così tanto dalla porta si rischia di creare, ti ricordi l'effetto Pjanic iniziale? Sì. Quando Pjanic arrivò alla Juventus si diceva: ma scusa, ma alla Roma faceva gol, faceva assist, faceva il trequartista Pjanic alla Roma. E infatti noi rispondevamo: scusate, ma da noi giocava dietro le punte e da voi gioca a mediano, è normale. Quindi sicuramente fargli abbassare il raggio d'azione un po' lo penalizzerebbe, soprattutto perché lui è un calciatore che ha quegli strappi lì, e io sì, sicuramente li può fare da mezzala gli strappi, ma assolutamente più limitato se davanti c'è Chiesa. Non è che può prendere, superare Chiesa in velocità e lasciarlo lì fermo come uno scemo. Quindi io forse vedrei più adattato uno dei due, sebbene non sia quel ruolo, magari sacrificato a crossare rispetto che a far gol, che a calciare da fuori, o Chiesa dall'altra parte. Ecco, te lo chiedo a te, Chiesa dall'altra parte è impossibile da pensare? Dall'altra parte intendi a sinistra? Sì, con Zaniolo a destra. No, credo proprio che Chiesa giocherà lì quest'anno, poi Chiesa secondo me tornerà a pieno regime a gennaio, perché è vero che rientra a metà settembre, però poi per essere pronto a ritmo campionato e con il mondiale di mezzo che ti toglie anche quel ritmo di recupero, secondo me Chiesa lo rivedremo a gennaio. Infatti il dubbio è possibile che le prime partite di campionato, almeno fino al mondiale, Zaniolo possa giocare ala sinistra con Di Maria ala destra e Vlahovic al centro? Cioè Zaniolo può giocare anche a sinistra, perché Chiesa penso che giocherà a sinistra, nel senso non ci gioca a Roma, ma io penso di sì. In realtà secondo me anche Di Maria può giocare a sinistra, cioè un giocatore così esperto si adatta. Noi abbiamo giocato con Spinazzola terzino destro, quindi nel senso Zaleski terzino destro, cioè Mourinho tranquillamente, c'è un buco, diceva: tu sai fare l'ala destra, saprai fare pure l'ala sinistra, sicuramente perdendo qualche caratteristica, però comunque se lo sai fare, lo sai fare, quindi bene o male te la cavi, secondo me, quello è. Ok, e le caratteristiche secondo te di Zaniolo si sposano bene con quelle di Vlahovic? Perché bene o male il punto è quello, far arrivare più palloni possibile a Vlahovic. Zaniolo è uno che la palla poi te la mette a rimorchio, te la mette di cross, come ragiona vicino a un attaccante Zaniolo? Allora, c'è da dire una cosa, non so come lo educherete Zaniolo, però Zaniolo è uno che la palla non te la mette. Non la mette, infatti no, è quello il punto che stavo ragionando. Se lui può segnare, segna, se lui può dribblare, dribbla. Lui la palla mi sembra proprio innamorato del pallone, per quello che ti ho fatto la domanda. Sì, no, lui è assolutamente... Poi ci sta che magari ci abbia la visione di gioco, che invece che crossarla ti mette il pallone in profondità e ti serve il movimento. Ok, quindi sulla profondità è bravo a servire. Tipo, non so se ti ricordi il gol che fece, mi pare, Higuain al debutto con la maglia della Juventus con la Fiorentina. Con la Fiorentina. Pallone in profondità, inserimento, gol. Ok, quel pallone Zaniolo lo dà. Okay. Però diciamo che spesso e volentieri, se è defilato, cerca di accentrarsi con il pallone e o casca col pallone o guadagna una punizione, che non gli fischieranno, perché a Zaniolo non gli fischiano nulla. Quella con la Juve, dai, con la maglia della Juve gliele fischiano. Da noi non fischiavano nulla, mo voglio vedere, ma da noi non faceva nient'altro che lamentarsi. E poi è un po' nervoso, però questo non vuol dire insomma che non sia, cioè è un gran giocatore, io me lo sarei tenuto, avrei fatto un contratto molto lungo. Poi ti ripeto, a differenza di quello che pensano molti, che io dico fuori Zaniolo dentro Dybala, mi dicono no, io dico sì, cioè io direi sì a prescindere. Ok. Però dipende sempre, cioè fuori Zaniolo dentro Guedes ti dico no, poi magari Guedes l'anno prossimo fa 30 gol, però ti dico no.
Ma... cioè, Dybala mette proprio fuoco alla piazza. Eh beh, certo, per forza è il nome. L'ultima domanda, poi giuro che ti lascio stare, sì, perché per tanti, io mi metto tra i tanti, il dubbio sull'investimento a Zaniolo è anche legato alle condizioni fisiche, non tanto perché ha fatto due crociati, che questo è sicuramente un dato di fatto, quanto più a me sembra di vedere un giocatore diverso dal primo crociato a quello di oggi. Io mi ricordo il Zaniolo prima del crociato, tra l'altro io ero a Roma a vedere quella partita, quel Roma-Juve, dove si è fatto la prima volta il crociato, ci ha fatto impazzire, non lo prendevi, andava troppo forte. Adesso mi sembra un giocatore, se vogliamo, un po' più lento, proprio a livello di velocità, più ingrossato a livello fisico, quindi forse più muscolare, più fisico, più da combattimento anche, è una mia impressione, o Zaniolo è cambiato dopo l'infortunio? Allora, voglio fare una premessa. Da quello che so di base, poi magari dico una cagata e mi correggeranno nei commenti, il fatto che un giocatore si faccia due crociati ovviamente è una cosa negativa per il giocatore, poveraccio, e per il periodo che è stato fuori, anche per la sua attenzione mentale, perché ti cambia. Sì. Però da quello che so è molto più rischioso che un calciatore che non si è mai fatto il crociato si faccia il crociato, rispetto che un calciatore che si è fatto il crociato se lo rifaccia, perché anche nel momento statisticamente forse. No, perché nel momento dell'operazione mettono dei ferri e dei chiodi, che è praticamente impossibile che tu ti rifaccia lo stesso crociato. Infatti, se ci fai caso, un giocatore che se l'è fatto due volte ne trovi tre, quattro. Cioè, e uno è Zaniolo. No, lui è diversi. Sì, diversi. Uno e l'altro. No, tutte e due può capitare molto spesso, perché poi fai forza su un piede, poi prendi paura dell'altro e te lo fai. Però, cioè, lui praticamente è difficilissimo che ririschi la stessa cosa. No, ma non è qua tanto quella la mia paura, cioè... sono d'accordo, proprio anche solo a livello statistico è complicato, a livello medico pure. Il punto è un altro giocatore? Cioè lo Zaniolo naturale? Ha messo massa. Quando era fermo ha messo un botto di massa. Che avrà fatto palestra tutti i giorni. Da tutte foto in cui faceva petto, in cui faceva addome e tutto quanto. Quindi ha messo una marea di massa. Che da una parte è un limite, perché io ricordo che Zaniolo prima veramente non lo prendevi, partiva a palla al piede, esatto. Gli faceva 3 o 4, era qualcosa di clamoroso. E, dall'altra parte però lo aiuta a livello fisico, perché prima Zaniolo gli davano una spintarella e volava. Adesso invece riesce anche a difendere il pallone, a mettersi di corpo, e questo secondo me è un vantaggio importante. Io più che un altro calciatore lo definirei un calciatore più maturo, certo. Forse se perdesse un po' di massa riprenderebbe anche velocità, cosa che non ha perso in realtà, perché gli strappi ce li ha sempre, ce li ha lo stesso. Ok, è meno veloce, è leggermente meno veloce, però ne guadagna in senso fisico, e bisogna capire insomma che cosa preferisci. Io preferisco un 8 fisico e 8 in velocità rispetto che un 6 fisico e un 10 in velocità. Un 10 in velocità, certo. Perfetto, abbiamo direi toccato un po' tutte le tematiche. L'ultima domanda, previsione, se Dybala viene a Roma e se Zaniolo viene alla Juve, numero di gol di entrambi a fine stagione. Ah, pensavo se dovessi dire se vengono o non vengono, perché per Dybala non viene, Zaniolo viene. Però, invece secondo me tutti e due, magari, si può fare tutti e due. Ma occhio, perché l'Inter... Spalletti ha detto lo faremo crescere, parlando chi di è? Dybala. Chi è? Spalletti ieri in conferenza, quando gli hanno detto che ne pensi di Dybala, lui ha detto lo faremo crescere. No, ma io, guarda, ti dico, io ero convinto che Dybala andasse all'Inter, ma sono abbastanza convinto che ci possa andare ancora. Però secondo me oggi, se la Roma gli fa l'offerta, la prende in considerazione, perché l'Inter davvero non... cioè è lì, ferma... Dybala non può permettersi di fare tutta la preparazione da solo. Comunque secondo me Zaniolo farebbe 4 gol in campionato e 9 assist. Ok. E invece Dybala farebbe, va in doppia cifra, ma fa tipo 11 gol e 2 assist. Ah, così. Solo 11 gol, ok. Quindi sì, 13 perché... da una parte, 13 e 13 sarebbero 3 gol e assist. Sì, segna, perché segna tanto Abraham a Roma, cioè è difficile, piuttosto non dico che fa magari, perché ti ho detto 2 assist, però comunque piuttosto passa il pallone, creiamo gioco, ma a Roma segnano tutti, segna Pellegrini, segna Abraham, certo. se dovesse venire segnerebbe Dybala, segna anche Cristante, stanno a fare 5 gol anche Cristante, quindi a Roma segnano un po' tutti. Ma guarda, io salgo ufficialmente sul carro Dybala Roma, sarei davvero gasato di vedere Dybala col 10 della Roma, veramente è una cosa che... mi piacerebbe davvero tanto, ma perché voglio bene al ragazzo e non mi piacerebbe vederlo all'Inter. No, poi credo che la Roma il 10 glielo darebbe, il Napoli non penso, secondo me. No, beh, il Napoli... Maradona è impossibile. Napoli non lo tirerebbe fuori. Va bene, Simo,
Grazie mille, un abbraccio. Ovviamente tutti i riferimenti al canale di Simo sono nella descrizione del titolo, ma penso proprio che sia abbastanza un volto conosciuto ormai. Quanti anni è che facciamo sta roba, Simo? Troppo. Ma che 7 anni, 8, non lo so, un sacco di anni. Ma guarda, mi auguro che riguardiamo il studio tra un mese e diciamo, ma hai visto, alla fine Zaniolo è andato alla... Cioè, io potessi scegliere, lo manderei al Chelsea, Zaniolo, però... E Dybala alla Roma. Hai visto alla fine Dybala all'Inter e Zaniolo al Tottenham. Ciao Simo, un abbraccio. Possibile. Ciao. Non mi stupirebbe.